Per promuovere l'avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali, al Comune di Atena Lucana vengono assegnati 800.000 euro grazie al progetto Archivio Atena. Lo rende noto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci, precisando che questa opportunità era chiaramente espressa nel bando. Il progetto Archivio Atena, spiegano dal Comune, che ha radici antecedenti al bando Borghi, nelle attività già messe in campo dall'amministrazione Vertucci dal 2020, sposava appieno gli scopi della strategia Next Generation EU e trovava nelle finalità dell'avviso del Ministero della Cultura la sua naturale rappresentazione. Poi il Comune ricorda che all'articolo 1 dell'avviso, vinto nel giugno del 2022, si legge che l'avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani. Dunque l'avviso si è presentato come un'occasione da cogliere per provare a strutturare e programmare una possibilità di sviluppo di lungo periodo per il territorio sulla base di progettazioni culturali già esistenti e così dal progetto di rigenerazione urbana Schifalab, dalla digitalizzazione del patrimonio fotografico delle famiglie di Atena con le prime residenze nel 2021, si arriva alla nascita di nuove imprese grazie al fondo di 800.000 euro, l'immateriale che diventa materiale. 22 i progetti ammessi in graduatoria che potranno ricevere fino ad un massimo di 75.000 euro di contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri previsti dall'avviso. La propria idea d'impresa volta alla rigenerazione dei piccoli comuni doveva essere presentata entro il 29 settembre scorso. Le risorse che verranno assegnate dal Ministero della Cultura con un provvedimento successivo permetteranno dunque alle imprese che ne beneficeranno di avviare la propria attività nel territorio di Atena Lucana.